Probabilmente molti non lo sanno, ma 20 anni fa è nata Rifondazione Comunista. Era una domenica, il 3 febbraio 1991, e c'era in corso a Rimini il 20° congresso del Partito Comunista Italiano, con la decisione presa a maggioranza di sciogliere il Partito Comunista e di cambiare nome. Una 90ina di delegati non parteciparono allo scioglimento del Partito Comunista Italiano e si riunirono. Ci fu una conferenza stampa in cui si annunciò il fatto che nasceva un nuovo soggetto comunista. C'erano Sergio Garavini, c'era Armando Cossutta, Rino Serri, Lucio Libertini e Ersilia Salvato a questa conferenza stampa. E subito dopo la conferenza stampa si recarono da un notaio, assieme ad altri due compagni e compagne, Bianca Bracci Torsi e Guido Cappelloni, a registrare il simbolo del Partito Comunista Italiano, dicendo anche formalmente che non consideravano valida la chiusura di quell'esperienza politica e che si sarebbero battuti per la costruzione di una forza politica comunista in Italia. Dopo si sono aggiunti tanti altri, è la storia che conosciamo, ma 20 anni fa per l'appunto è nata a Rimini il primo elemento che ha costituito Rifondazione. Dopo una settimana, il 10 di febbraio, al Teatro Brancaccio ci fu una enorme riunione, migliaia di persone, 5.000 persone, non entrarono tutti nel teatro e ci fu formalmente la partenza del Movimento per la Rifondazione Comunista. In quell'occasione venne fatta sfilare, si può dire, la più grande bandiera rossa mai costruita al mondo. Era una bandiera fatta di tante bandiere rosse, proprio a riaffermare questa volontà di continuare, di non fermare il cammino di una battaglia per una società diversa. Mi pare importante sottolineare questo elemento e di sottolineare come la scelta di quelle persone che fecero nascere Rifondazione Comunista scelsero proprio questo nome, Rifondazione Comunista. Potevano sceglierne tanti altri. Si scelse quel suo nome in cui una parola, come dire, valorizza l'altra, comunista, perché per l'appunto si riteneva non conclusa l'esperienza comunista e anzi che il capitalismo fosse un sistema decisamente da superare, quindi la necessità di riproporre l'opzione comunista come un'opzione di libertà e di giustizia e di eguaglianza da proporre a tutti e da costruire. Rifondazione, perché c'era la chiara consapevolezza che nel suo percorso il movimento comunista aveva avuto molti errori, che dove aveva governato, come nei paesi dell'est, era fallito l'esperimento di passaggio al socialismo e quindi che si trattava per l'appunto di rifondare un pensiero, una pratica, una teoria comunista all'altezza del livello dello scontro e essendo in grado di imparare dagli errori fatti, quindi Rifondazione Comunista. In questi anni Rifondazione ha avuto una vita lunga, travagliata, ne discuteremo nei prossimi giorni. Il 12 di febbraio di questo mese, sabato, ci sarà un primo momento di riflessione proprio sulla nascita di Rifondazione e avremo altri momenti per discutere sull'esperienza, sulla storia di Rifondazione e su come oggi avere una proposta all'altezza dei tempi. Dentro Rifondazione ci sono state anche molte discussioni e io penso che questo vada rimarcato. Rifondazione forse è l'unico partito in Italia in cui i propri iscritti, la cosiddetta base, ha sempre contato di più dei gruppi dirigenti. Al fondo hanno sempre deciso i militanti, hanno sempre deciso gli uomini e le donne che hanno messo la loro vita, il loro tempo per costruire il partito, per far andare avanti le lotte, sono sempre stati più importanti loro dei gruppi dirigenti e hanno sempre saputo decidere. Anche per questo la vita di Rifondazione è sempre stata una vita travagliata, ma mi piace ricordarlo oggi. Uno dei primi slogan del movimento della Rifondazione Comunista fu liberamente comunisti. Ecco, io penso che questo è ancora il senso profondo della nostra esperienza. Siamo liberamente comunisti e liberamente vogliamo oggi, come 20 anni fa, combattere contro un capitalismo che non è in grado di dare alle persone normali, ai lavoratori, ai giovani, alle giovani, un futuro decente, un capitalismo che è solo capace a sequestrare per pochi la ricchezza prodotta dai tanti, un capitalismo che appunto noi vogliamo continuare a combattere, per l'appunto liberamente comunisti.